battute con gli altri, non si preoccupi. Possano? Bene. Loretta Gigante, direttore generale di ASP Comuni Modenesi Area Nord. L'idea di realizzare queste strutture è venuta subito dopo il sisma del 2012 e quando ci siamo guardati attorno abbiamo visto che vi era un'esigenza che il welfare praticamente cambiava e avevamo bisogno di strutture che potevano accogliere anziani e disabili che avevano perso la loro casa rurale oppure avevano perso la loro casa nei centri storici e volevamo però costruire meglio di prima, volevamo costruire in modo sostenibile, cioè sicuramente sicuro per quanto riguarda l'aspetto sismico, ma volevamo anche dare uno sguardo all'ambiente, quindi la sostenibilità ambientale era un altro obiettivo che ci siamo posti assieme con l'architetto Frate e assieme abbiamo coniugato quindi questi valori. E un altro elemento che abbiamo coniugato a questi due era l'opportunità di non sradicare gli anziani e i disabili dal loro territorio, quindi diffondere queste strutture non in un unico centro, ma diffonderlo nei diversi comuni, quindi piccole strutture nei diversi comuni. Quindi questi gli obiettivi fondamentali che ci siamo dati con queste strutture.